Rieccoci con Polifemo, ancora una volta protagonista il comune di Leporano con Restate a Leporano, 19esima edizione dell'estate leporanese. Beh, questa sera un evento di assoluto risalto, di assoluta importanza per la gioia dei più giovani e non, per la gioia dei leporanesi e per la gioia di tante persone, giovani e meno giovani, lo ripeto, convenuti da varie zone della provincia Ionica. Perché è Summer Show con i DJ di Radio Norba, un evento, ripeto, che catalizza, non può non catalizzare l'attenzione. Siamo con Carlo Gallo, direttore di produzione di Battiti Live, l'evento che è l'evento dell'estate, scusate il bisticcio di parole. Beh, un modo per stare insieme, per fare della buona musica, per scatenarsi e per distrarsi dai tanti problemi che affliggono la nostra quotidianità. Buonasera, ciao a tutti. Sicuramente non restiamo a Leporano, ma noi ci ritorniamo perché proprio qualche mese fa, grazie al sindaco Angelo D'Abramo, siamo tornati qui a Leporano perché c'è stato un piccolo episodio molto simpatico, oddio, anche da gestire in maniera abbastanza bizzarra, nel senso che da Taranto, Piazza Azzurri, mi riferisco a Piazza Azzurri, e doveva tenersi in quel di Taranto, però tralasciamo i motivi e ringraziamo il sindaco con tutta l'amministrazione, anche il vice sindaco, ma soprattutto il caro Ciro, che è anche un mio collega, è un DJ, quindi molto bravo. E niente, siamo tornati qui, questa è una data già fissata per questa stagione estiva. Il Summer Show non è altro che un appuntamento da discoteca in tutte le piazze più belle del sud Italia, però grazie a questa collaborazione abbiamo pensato bene di portare anche un gruppo d'eccezione, che è la cover band di Vasco Rossi, che aprirà il nostro evento. Quindi ci sarà un'ora di concerto prima, e si chiamano I Bambini di Vasco, sono molto bravi, sono molto conosciuti, tra l'altro una tribute band riconosciuta da Vasco Rossi, e poi faremo il Summer Show con tutti i DJ della radio, Marco Guacci, Santi Byron, Cesaroni, ci sarò anch'io con le bellissime radioline, un po' di gadget, quindi veramente una gran bella serata, chiaramente per dare quel tocco in più, come diceva lei, anche sul discorso di vivere e rendere un po' più rilassata e anche abbastanza tranquilla la nostra estate. Se posso fare una battuta, altrimenti smentirei il mio carattere, il mio tono graffiante giornalisticamente parlando, beh, i leporanesi sono fortunati ad avere un'amministrazione comunale che sa afferrare quelle occasioni che si presentano. Noi tarantini invece abbiamo un'amministrazione che evidentemente, quando ha la possibilità di godere, di fruire di un evento, fa di tutto perché esso non abbia luogo. Ma è uno sfogo, sì, da tarantino noi, incazzato, passatemi l'espressione. Noi amiamo comunque il nostro territorio, a prescindere che sia Taranto o Lecce o Bari o Matera. Chiaramente avevamo tutte le buone intenzioni di portare a Taranto un evento quale Piazza Azzurri, molto richiesto dal pubblico e dal popolo tarantino. E poi veramente devo ringraziare ancora una volta l'amministrazione e il sindaco che in un batter d'occhio, abbiamo trasportato proprio in maniera molto veloce tutto il nostro staff, l'entourage. Siamo arrivati in mattinata, abbiamo sistemato veramente bene, poi è venuta fuori una puntata veramente eccezionale, e devo ringraziare davvero di cuore tutti gli amici che si sono comunque messi a disposizione, a prescindere dall'amministrazione comunale, che comunque veramente ha un rapporto particolare e di stima. Diciamo che forse nella sfortuna di quel Piazza Azzurri saltata a Taranto si è creato un rapporto ancora più forte a Leporano. Sì, avevamo questo rapporto, ci inseguivamo da un po' di anni noi di Radio Norba con i leporanesi, si dice così? Leporanesi. Niente, dopo un po' di ping pong l'anno scorso, 2 anni fa, ci siamo riusciti quest'anno e faremo una bellissima serata in piazza, quindi vi aspettiamo tutti. Musica, DJ, discoteca, un appello ai giovani perché la musica sia sempre festa, e quindi magari un appello a che non ci si sballi in discoteca per evitare le stragi del sabato sera, per evitare di farsi male. È bello divertirsi con la sana musica, ma fermarsi qui. Noi durante tutto l'anno abbiamo tante campagne che promuovono proprio questo tipo di iniziativa, e lo facciamo nelle discoteche, lo facciamo nelle piazze. L'invito è sempre quello che chi guida non deve assolutamente bere, e chiaramente l'invito è quello di massimo rispetto della propria vita, che sia giovane
o adulto, l'importante è che comunque ci si metta alla guida in maniera tranquilla, senza bere. Poi ci sarà magari la settimana successiva che ci sarà un turnover, però l'importante è vivere una bella vita, come ad esempio anche questa sera qui. Comunque ci sarà tantissima gente dopo il sole, il mare di questa bellissima costa, poi venirsi qui a divertire, venire con tutti quanti noi a godere della gran bella musica, che sia discoteca o rock o liscio, fa nulla. L'importante è la musica, è universale. La musica è universale e ci deve sempre unire, quindi dobbiamo stare molto attenti alla guida.